nostra diretta Teletutto Racconta e torna anche il preside del liceo scientifico Calini, il professor Marco Taroli. Buonasera. Buonasera Andrea. Questa mattina era in diretta anche su Radio Brescia 7 nel magazine con Maddalena Damini, giusto? Sì, di cosa ha parlato? Sì. Di scuola immagino. Di scuola naturalmente. Poi con Maddalena siamo amici appunto di scuola perché abbiamo fatto un pezzo di scuola insieme. Questo è stato un po' lo spunto. Quindi c'è anche qualche ricordo. Insomma. Sì, molto interessante comunque la radio, davvero interessante. Benissimo. E allora, oggi con noi anche la professoressa Marina Fumagalli, insegnante di latino e di greco al classico Arnaldo. Buonasera. Buonasera. E c'è uno studente della quinta del liceo classico Arnaldo, Paolo Apostoli. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Allora, dirigente, oggi presentiamo un book trailer che ha vinto il secondo premio, se non sbaglio, della giuria e anche il premio del pubblico. E si intrecciano un po' le realtà bresciane scolastiche, no? Beh, sono contentissimo questa sera di essere qui con gli amici dell'Arnaldo, perché è una scuola storica come la nostra ed è una scuola con cui c'è tanto, come dire, confronto dialettico per tanti aspetti, ma che loro abbiano vinto il secondo premio dietro gli amici polacchi coinvolti nel nostro progetto è stata una bellissima sorpresa. Ma innanzitutto è stata una bellissima sorpresa vedere il loro book trailer perché è veramente bello. Io stesso, lo confessavo prima, ho votato come giuria del pubblico in quella serata del 7 di aprile, ho votato perché mi è piaciuto veramente molto, per come hanno saputo rendere anche, come dire, la freschezza, no, del testo di Euripide o comunque delle intenzioni di quel testo che può sembrare tanto lontano, ma i ragazzi l'hanno attualizzato benissimo, per cui vedere una cosa fatta da una scuola gemella come in fondo l'Arnaldo qui a Brescia, dopo che il primo premio c'è stato scippato dagli stranieri venuti, discesi dalla Polonia, è stato davvero bello. Sono veramente contento, per cui sono anche curioso di sentire da loro, perché non ho ancora avuto l'occasione, di come sia stato il lavoro preparatorio, insomma, come è accaduto che siano arrivati a fare una cosa tanto bella. Certo, perché dietro le cose belle c'è sempre tanto lavoro normalmente. Giusto, nulla viene improvvisato in realtà. Professoressa, è un suo studente? È un mio studente, sì. Il libro è stato scelto o è stato consigliato? No, in realtà fa parte di un progetto che è partito l'anno scorso, biennale, che io faccio con la collega di italiano. E abbiamo scelto Ciclope di Euripide perché poi c'era una ricaduta sull'aspetto musicale del Rinascimento, dell'Arcadia, c'è Galatea di Handel, quindi a noi mancava l'aspetto musicale. L'anno scorso abbiamo curato quello, quest'anno abbiamo ripreso il Ciclope rispetto alla solita tragedia che si legge l'ultimo anno. E però ho proposto loro come validazione sul lavoro fatto il book trailer, perché aveva tante componenti interessanti, oltre all'analisi del testo che farebbero comunque, devono sintetizzarlo, trovare le parole chiave, gli aspetti fondamentali per poterlo rendere accattivante quando lo presentano. C'è la competenza sull'uso dei media, che ormai è una competenza europea importante che ci richiedono. C'è il fatto che lavorano in gruppo e ognuno ci mette del suo, c'è quello più rigoroso sul testo, c'è quello più creativo, quindi diventa un lavoro un team. In cui, efficace. È una situazione autentica, perché bene o male non siamo autoreferenziali, lo propongono all'esterno, devono sapere che target avere. E non ultimo, è importante anche l'aspetto della legalità, perché devono stare attenti a usare musica che o producono loro o acquistano, lo stesso discorso per le immagini. Quindi devo dire che il British Museum è stato molto disponibile nel darci l'utilizzo ad alta definizione delle immagini dei vasi attici utilizzati, quindi certo, sono stati preziosi. E poi vabbè, il problema è che il Ciclope è importante storicamente, dicevo prima, perché è l'unico dramma satiresco conservato interamente, però non è un testo di grande profondità, è una parodia del nono canto dell'Odissea, e quindi era importante trovare un mezzo, uno strumento efficace per presentarlo. E Paolo ha trovato questa panoply di cui magari adesso ci parla, perché è effettivamente particolare. Quindi tu hai lavorato in gruppo, Paolo? Sì, abbiamo cooperato in 10 studenti, che anzi vorrei anche ringraziare, se posso anche magari farne i nomi, che sono Maria, Emma, Mattia, poi c'è stata Caterina, Teresa, Benedetta, poi ci sono state Roberta e Veronica, e hanno collaborato tutte, ognuno mettendoci del proprio, quindi chi era magari più abile nella ricerca di effetti sonori si è dedicato a quelli. Poi ci sono stati anche dei ragazzi del gruppo teatrale dell'Arnaldo che hanno fatto il doppiaggio,
tutto registrato in aula d'inglese a ricreazione con un iPhone, quindi non è stato niente di troppo tecnologico, o meglio di professionale. Sono stati Gianluca, Francesco e Enrico, e vorrei ringraziare anche loro perché si sono prestati anche per la loro passione, insomma, di teatro e doppiaggio. Per la durata di? Quanto è durato il lavoro? Il lavoro, dunque, se dovessimo guardare le ore, sono state circa 40, perché è stato un'animazione, ha richiesto molto molto tempo, e poi invece per il doppiaggio un quarto d'ora proprio a ricreazione, e quindi ci siamo adoperati come potevamo. Benissimo, di cosa stiamo parlando? Il Ciclope, vediamolo insieme. Via! I ciclopi uccisero gli uomini, abitano anche i solitari. Remate! Remate! Fermi! Sono Odisseo di Itaca, re della terra dei cefalini. I ciclopi dicono che gli stranieri hanno carni dolcissime! Ehi, che è questa folla che vedo davanti alla grotta? Vedo questi agnelli del mio antro con il corpo unito da giunchi ritorti e il vecchio pelato col viso gonfiato di botte. Oh, povero me, ho la febbre per le botte che ho avuto perché non permettevo che questi portassero via le tue cose. A nessuno sacrifico le mie bestie, tranne che a me. Non certo agli dèi, e alla più grande delle divinità, questa pancia. Su, su, andate dentro, così fate banchettare anche me. Forza, avanti. Tu, straniero, con che nome bisogna chiamarti? Chiamami Nessuno. Bravi davvero, quindi un premio meritatissimo, complimenti. Grazie. È stato anche difficile, insomma, credo, sicuramente, no? Sì, lo è stato anche per i tempi che comunque andavano coniugati con quelli dello studio normale a scuola, che non poteva venire meno, soprattutto perché siamo all'ultimo anno, e anche dal punto di vista tecnico, essendo noi neofiti di programmi che abbiamo utilizzato, abbiamo messo più tempo a imparare forse che poi effettivamente a realizzare, esatto. Lei ne è rimasta soddisfatta? Sì, decisamente sì, ma anche perché in realtà loro hanno meritatamente vinto questo premio, ma l'altra metà della classe, volevo ricordare, che ha realizzato sempre un book trailer con la traduzione che Pirandello ha fatto in siciliano del Ciclope, e devo dire che anche quello è stato un risultato molto particolare. Hanno messo in campo competenze diverse ed è molto gradevole anche quello. Mi sono sembrati motivati nel lavoro e forse è pesato di meno l'aspetto di studio sul testo. Certo. Allora, Preside, lo diceva anche prima della visione di questo book trailer, lei ne è rimasto colpito? L'ho rivisto stasera, sì, con grande gusto, allo stesso modo.
e sono colpito da come anche la professoressa abbia voluto proprio sottolineare, cioè su questo caso particolare, la ragione per cui è nato il book trailer, no, da un'intuizione della professoressa Forcella, e da come la ragione per cui ha tanto successo, per cui quest'anno abbiamo avuto 158 book trailer dall'Italia e dall'estero, perché va a pescare in quelle competenze e riesce a rendere, come dire, avvicinati dei testi che possono essere tanto lontani, 3200 anni fa, perché c'era scritto, no? Ma riescono a ricatturare attraverso l'uso di un linguaggio straordinariamente moderno l'attenzione dei ragazzi, non dimentichiamolo, comunque affiancati in questo caso, ma spesso, da insegnanti appassionati che li accompagnano in questo, insomma. Chiaramente. Per cui grande soddisfazione di essere in una scuola dove questo sta diventando patrimonio di tanti, davvero gustoso. Allora, Book Trailer Film Festival si sta evolvendo, siamo passati oltre confine, ufficialmente già un po' l'anno scorso, però quest'anno a tutti gli effetti, e da quest'anno, se non sbaglio, ritroveremo informazioni sul sito internet booktrailerfilmfestivalma.eu, perché le cose stanno cambiando, sì, giusto? Stanno cambiando grazie anche a questo progetto Erasmus Plus che l'Agenzia Nazionale di Indire ci ha voluto concedere, che ha permesso proprio l'allargamento di questo progetto ai partner europei, la creazione di una piattaforma che è, come dire, l'ossatura che sta dietro il sito .eu di cui tu appunto ricordavi prima, che permette la condivisione non soltanto dei book trailer in tutta Europa, no, a distanza, ma anche il lavoro di una giuria internazionale in tutta Europa. Poi grande, penso che anche loro che sono stati alla serata finale possano aver visto l'emozione, ma anche la freschezza degli studenti e degli insegnanti che, fra parentesi, hanno pure vinto, che ci hanno raggiunto in Italia, ed è stata veramente un plus da questo punto di vista al nostro concorso, che fa tesoro certo di 9 anni di esperienza, ma il finanziamento che ci ha dato l'Unione Europea sicuramente ha dato una marcia in più, e di questo siamo veramente grati. Benissimo. Allora, quanto sei stato soddisfatto e quanto siete stati soddisfatti, Paolo, di questo premio e del premio del pubblico? Moltissimo, soprattutto perché per il secondo premio non ce l'aspettavamo, sicuramente, quando si è stati contattati per l'invito ufficiale alla serata di partecipazione, forse capivamo che un terzo posto era fattibile, un secondo addirittura sicuramente ci ha lasciati piacevolmente sorpresi. Soprattutto anche il premio del pubblico, perché appena ci siamo seduti tornando dal palco per il ritiro del secondo premio, si è stati chiamati per il premio del pubblico, quindi è stata un po' l'apoteosi, non poteva chiedere di più, come si dice, quindi grazie ancora. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti, torneremo comunque prima della fine della stagione di Tele Tutto Racconta a parlarvi di Book Trailer Film Festival, e ne ringraziamo il nostro dirigente scolastico, il dirigente del liceo scientifico Calini, Marco Tarolli, buonasera e grazie. Grazie ancora l'ospitalità. L'insegnante Marina Fumagalli, grazie. Grazie a lei. E complimenti ragazzi, nello specifico salutiamo Paolo Apostoli. Grazie. Grazie mille. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco nella nostra diretta.